la mia passione per la musica nasce sin da piccolo, perché grazie a mia cugina, insomma, mi sono avvicinato a gruppi importanti come i Queen. Di conseguenza ho sempre cercato di imitare Freddie Mercury, e quindi da lì poi la passione per fare musica mia, riprodurla in qualche modo, insomma. E da subito ho cominciato a scrivere qualche testo mio personale, poi ho avuto la possibilità, per fortuna nel tempo, di crearmi dei gruppi miei, quindi fare musica mia, ho fatto degli inediti. Nel tempo ho cercato in qualche modo di sfondare facendo provini, amici, X Factor, questi di questo tipo, quindi oggi mi trovo più pure. Faccio parte anche di una compagnia musico-teatrale, Le Corde di Oterpe, e ho rappresentato Jesus Christ Superstar, Roma e Giulietta, quest'anno usciremo con Dracula, opera rock della PFM. No, questo no, non ho mai studiato, è tutto un approccio del tutto naturale. Alfredo Smorfa col numero 8, accompagnato da Marta. Eccoci, date un microfono ad Alfredo, grazie. Allora, nasci nel 1986 a Catanzaro, quindi sei uno dei più vecchiotti. Sì, sono vecchio. No. A 14 anni inizi a scrivere i tuoi primi testi. Sì. Nel 2004 ti esibisci per la prima volta dal vivo grazie ai Bassa Frequenza. Sì. Un gruppo. Sì, un gruppo di un mio amico, mi ha dato la possibilità di salire sul palco per la prima volta e da lì... Attenzione signori, canta con il numero 8 Alfredo Smorfa. A grazie. Te. Thank you for coming home and sorry that the chairs are all worn. I left a mirror, I could barely swear. These are my solid days, it's lonely but need to know way. You're just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. There's nothing left to make me feel small. Like a slam is standing so tall. Always believe in your soul. You got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. I'm glad that you're bound to return. There's something I can learn. You're indestructible. Always believe it. After the rush is gone, I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the sweet and the pain, I knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall. You can let me stand so tall. Go, always believe in your soul. You got the power to know you're in this trouble. Always believe it, 'cause you are gold. You're bound to return. There's something I can learn. You're in this tempo. Always believe it. Chiamo gli 8 concorrenti per sapere chi sono i 2 finalisti. Venite ragazzi. Oh, allora io ho già sbirciato. Oh, bella questa musica, mi piace. Vai, l'atmosfera. Allora ricordo, 2 di voi andranno direttamente al nostro talent che inizierà quest'inverno e finirà verso la fine di maggio. Il vincitore potrà incidere un CD grazie alla Yara Record, ma grazie soprattutto a Catanzaro in Forma che ha realizzato questa bellissima esperienza. Il primo concorrente
che va direttamente a Daystar 2 è... Oh! Lo sta chiamando in pubblico Alfredo Smorfa! Vai Alfredo! Complimenti, sei qui con me! Perché adesso chiamo il secondo concorrente che insieme a te e altri due ragazzi, Giuseppe e Sara, che abbiamo scelto nella prima serata, andranno a Daystar. Secondo concorrente che va in finale è... Oh! È una ragazza. Oh! Annalisa all'agonia! Complimenti Annalisa! Ma la musica continua, perché attenzione, questa sera hanno scelto già la persona che è arrivata terza classificata e già la giuria tecnica ha scelto che è una delle migliori terze e quindi si aggiungerà direttamente agli 8 finalisti. Attenzione, passa Maria Carmen Mendolia. Un applauso fortissimo per i tre finalisti, ma soprattutto per gli altri ragazzi. Ragazzi, veramente è stata una bellissima serata, grazie. Grazie a tutto quanto il pubblico, a questo bellissimo scenario del Sun Beach.